Jane Fonda scalza Naomi Campbell, è lei la tigre della passerella. Lo stile e l'eleganza non si perdono mai, nemmeno a 70 anni. Jane Fonda l'ha dimostrato più volte nella sua vita, ma ancor di più quando durante la Parigi Fashion Week, ha sfilato con il suo charme, stupendo il pubblico di tutto il mondo. Insieme a lei c'erano modelle giovani e altre più anziane, ma con il suo abito tigrato, è stata dichiarata da tutte all'unanimità la vera regina della passerella. Si trattava di un evento organizzato da L'Oréal Paris, con make-up e gioielli a cura di Chopard. Lo show si è tenuto agli Champs-Élysées, una location d'eccellenza in cui le top model presenti hanno potuto mostrare tutto il loro fascino. Jane Fonda tigrata dimostra che l'età non conta. Insieme a Jane Fonda, c'era anche l'ultrasettantenne Helen Mirren, anche lei con un fascino e una sicurezza degne della sua carriera. Jane Fonda ha sfoggiato un abito tigrato che ha lasciato tutti a bocca aperta. Lo stilista era Balmain e il vestito presentava una zip sul retro dal collo fino alle caviglie. Si vedevano tutte le sue forme che, dall'alto dei suoi 79 anni, erano perfette come un tempo. Helen Mirren invece ha sfoggiato un abito Manish style con pantaloni a quadri, scarpe stringate e un trench doppio petto. Insieme a loro c'erano anche Bianca Balti, Irina Shayk, Tilane Blondeo, Dozen Kroes, Keryl Cole, Barbara Palvin e Vindi Arlov. Uno show divertente e informale, in cui le modelle hanno giocato sul palco, dandosi anche il 5, senza però perdere mai di vista il loro obiettivo. La vera regina della sfilata però è stata senza dubbio la falcata ampia ed elegante di Jane Fonda che ha mostrato l'esperienza di una vita intera. Proprio la sua camminata ha attirato l'attenzione di un'altra pantera delle passerelle, Naomi Campbell, che dal parterre ha richiamato Jane Fonda per complimentarsi con lei e abbracciarla. È stato un momento indimenticabile e pieno di emozioni, due generazioni che si incontrano, entrambe così diverse, ma con un successo straordinario. Una vita al top. All'inizio della sua carriera Jane Fonda voleva diventare una modella, poi l'incontro con Lee Strasberg, celebre attore teatrale, la convinse a frequentare l'Actors Studio. A livello cinematografico debuttò nel 1960 e da allora collezionò una serie di successi senza precedenti. La Fonda diventò a tutti gli effetti una sex symbol a livello mondiale. Con la sua eleganza e la sua bellezza senza filtri. Nella sua carriera non fu solo un'attrice, ma anche un'attivista, sposò la causa contro la guerra del Vietnam. Tra gli anni 80 e 90, l'attrice diventò famosa anche per i suoi celebri video in cui faceva esercizi di ginnastica aerobica, che ancora oggi sono seguiti da chi vuole avvicinarsi all'attività fisica. Nell'arco della sua carriera ottenne 7 candidature agli Oscar, ne vinse 2 insieme a 6 Golden Globe, un premio BAFTA e un Emmy. Il suo ultimo premio risale al 2017 presso la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in cui ha ottenuto un Leone d'Oro alla carriera. La sua vita straordinaria l'ha fatta conoscere a tutto il mondo e anche ora, a 79 anni, continua a raccogliere numerosi successi, compresi i complimenti della regina delle top model, Naomi Campbell.